Quarta giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno, Chimu Corea del Sud con la finale pistola 10 metri femminile. Gara decisamente affollata questa fase di qualificazione con 74 tiratrici, moltissime della zona del sud-est asiatico, ovviamente, e della penisola arabica con risultati insomma, abbastanza scarsucci. Finale invece con un lotto di tiratrici di altissimo livello. Basti pensare, ci sono due campionesse olimpiche, due ex campionesse olimpiche e una serie di altre ragazze che hanno comunque o sfiorato la medaglia, comunque disputate le finali olimpiche. Per quanto riguarda l'Italia, in questa gara Giustina Chiaberto si è qualificata a 49esima con 376 punti, decisamente lontano da quello che poi è stato il punteggio minimo di ammissione alla finale. Infatti, la peggiore delle otto finaliste ha realizzato 384 punti. Erano in tre ad aver realizzato questo punteggio. È stato necessario lo shoot-off e allo spareggio la prima esclusa è stata la coreana Ho Lim Lee con 48,2. Centro invece la finale, quindi guadagnandosi la linea di tiro 8 la bulgara Antonella Boneva con 49,5, 50,8 e linea di tiro 7 invece per Susanne Meyerhoff, tiratrice danese. A ricordare le caratteristiche della gara in questione: 10 metri, 75 secondi tra un colpo e l'altro. 4 minuti e mezzo il calibro della pistola, massimo un chilo e mezzo, 10 colpi ovviamente la distanza consueta per la finale. Vi dicevo, una finale sicuramente di buonissimo livello. La sorpresa per certi versi, ma parlando di tiratrici cinesi, questo discorso vale fino a un certo punto, sono costanti le sorprese e poi le sparizioni. È sicuramente Sun Chi, atleta che peraltro ha il miglior punteggio di ammissione, 391. L'abbiamo vista a Sydney, peraltro, in finale, sempre 10 metri, e chiudere all'ottavo posto. Lo scorso anno per lei un'apparizione ai giochi asiatici a Guangzhou, dove vinse peraltro la medaglia di argento, nulla di più. Per il resto, poi l'otto è di altissimo livello. Qualche giovane che sta puntando in alto, come la bulgara Boneva, poi degli veri e propri monumenti del tiro a segno. Allora, 384 appoggio di missione di Boneva e Meyerhoff, ve l'avevo detto, 385 per Salugvadze, Parke e Spandiarova, 387 per Chaika e 391 per Kostic e Sun. Indubbiamente l'Ucraina e la tedesca hanno scavato il vuoto, il solco è importante e 391 significa record olimpico, ad esempio, è punteggio di assoluto rilievo, per cui, anzi, si potrebbe pensare anche a un risultato importante come risultato di finale. Allora, linea di tiro 8, eccola qui, Antonaita Boneva, bulgara, classe 1986. In Coppa del Mondo era stata medaglia di bronzo nell'ultima tappa, quella di Sydney, e che rimane peraltro una delle tre medaglie conquistate da questa giovanissima bulgara in questa manifestazione. La danese Susanne Meyerhoff. Tre giochi olimpici al suo attivo, ha sfiorato la finale. È qualche anno che non trova risultati di rilievo in Coppa del Mondo, non ha partecipato alla tappa di apertura stagionale, quella di Sydney. Poi Dina Spandiarova, una tiratrice che adesso da qualche stagione ha passaporto australiano,
CAD già ai giochi di Sydney, per l'appunto, atlete in grado di dare ottimi risultati. Pensate, non ha mai vinto lei una prova di coppa. Minyan Park, Corea, linea di tiro 5 per questa ragazza. Lo scorso anno ha vinto la Coppa del Mondo, la prova di Coppa del Mondo a Sydney. A Monaco fu decima e ventottesima, quest'anno a Sydney l'abbiamo vista ventesima. Nina Saluvase, e qui entriamo nei monumenti del tiro a segno. La georgiana ha vinto davvero moltissimo, tre medaglie olimpiche, un oro, un argento e un bronzo nelle due diverse specialità, campionati del mondo, Coppa del Mondo, insomma non molla. Dall'alto dei suoi 40 anni mette in riga ancora un sacco di ragazzine. E Victoria Chaika, Bielorussia, 387 il suo punteggio d'ammissione, alta atleta di buona esperienza internazionale, tre giochi olimpici al suo attivo, un titolo del mondo, diverse prestazioni, successi di rilievo in Coppa, altro avversario che bisogna seriamente fare i conti. E poi è qui il punteggio a decidere, c'è un varco importante. Sun Chi, Cina, 391 punti. I giochi asiatici, vi ho già accennato, di Quanzu è stato il suo risultato di punta, ottava a Sydney nella gara che ha aperto la Coppa del Mondo di quest'anno. Infine Lene Litera 1 con egual punteggio 391, Olena Kostevic, eccola qui, tiratrice di assoluto rilievo, campionessa olimpica ad Atene, ha partecipato anche ai giochi di Pechino con minor fortuna, campionessa del mondo nel 2003, vincitrice delle finali di Coppa del Mondo nello stesso anno, tre vittorie in Coppa del Mondo, due titoli europei, insomma un palmarès piuttosto lungo. E questa tiratrice, che peraltro è ancora giovane, classe 85, ancora tanta strada da fare. Prima delle escluse, allo Stoff ho detto la coreana Hong Lo Lee, la iraniana Fateh Hosseini, non nuova tra l'altro a centrare le finali in Coppa del Mondo, si è fermata in decima piazza con 383, come Zoran Arunovic e la polacca Beata Bartow-Kwiatkowska. Primo colpo di finale, quindi. Buona Eva. Attention. 3, 2, 1, start. La bulgara coglie anche il risultato discreto con una pistola sportiva. È in Coppa del Mondo. I risultati sono arrivati fondamentalmente tutti da lì. Otto e otto per Meyerhoff, apre davvero male questa finale. 10.9 Mus, il centro assoluto per Boneva, che apre invece splendidamente bene. Tra le due c'è un punto e uno. Olena Kostevic intanto 10 e 1. 9 e 6 per Sonci. Ed è quindi mezzo punto di vantaggio della bielorussa sulla cinese. 10 e mezzo per Vittoria Chaika. 10 e 4 Sakvadze. 9-2 per Park, 9-1 per Sparendova, e poi avete visto le 8-8 di Meyerhoff e le 10.9 di Bonaeva. Vittoria Chaika recupera qualcosina su
Kosevic qualcosa in più su Sun, ma il distacco di 4 punti con cui deve affrontare questa finale non permette, come dire, grandissime speranze. Ecco lì, intanto il mezzo punto che divide Kosevic da C, Tore Čajka, è a 3 punti abbondanti. È ancora lungo, lunghissimo l'eventuale cammino per la rimonta. Minyan Park. Un'apparizione a Monaco in Coppa del Mondo lo scorso anno per questa ragazza di Daegu, peraltro proprio Daegu, Rai Sport quest'estate, seguirà i campionati mondiali di atletica leggera. E poi la vittoria di Sydney, nulla di più, è scomparsa, si riaffaccia adesso. Allora, 9,5 per Kostevic, 9,8 per Sun, che quindi recupera 3 decimi, porta a 0,2 il suo svantaggio, 9,8 per Sagvadze, 8,6 per Čajka, che si complica la vita. 10,8 Boneva, sta sparando splendidamente bene la Bulgara. 10,2 Park, 8,9 Spariandova. 10,9, 10,8 per Antonaita Boneva. 30,7 in due colpi. Straordinaria assolutamente questo avvio di finale per la giovane bulgara. Sento peccato che abbia quello svantaggio importante, la bellezza di 7 punti dalla testa, che rende assai improbabile recupero anche sperando così bene. Terzo colpo di finale, sono 2 decimi di dividere Kostevic da Sun. Čajka è a 3,6, Antonaita Boneva si è rimpeccata fin lassù. Avete visto Grozeva, altro monumento bulgaro del tiro a segno, a seguire la gara della compagna di squadra. Terzo colpo di finale intanto. Ruvaz, vittoria, Čajka. Nove e mezzo per la bielorussa di Minsk, allenata dal marito, peraltro, che è tecnico della nazionale. Boneva non è molto contenta, andiamo a sbirciare. 10,5. Beh, io sarei contento con un 10,5, onestamente. Megherov 9,9, ecco qui non c'è da essere contenti. 10,1 per Sun, 9,7 per Kostevic, quindi c'è il sorpasso a questo punto della cinese nei confronti dell'Ucraina. Passa a condurre per 6 decimi, 10,5 per Sergovadze, 9,5 per Čajka, che non sta sparando assolutamente bene. 10,5 Boneva, 9,6 Park, 8,4 Spariandova, 9,9 Meirov. E a questo punto Nino Sargvadze si avvicina a grandissimi passi, direi, alla questione medaglie. Perlomeno adesso il bronzo è certamente alla sua portata. Ma Giugiana aveva da recuperare un punto su Čajka, l'avversario che aveva direttamente davanti in avvio di finale. Monaeva 19, 18, 10,5. Davvero un grandissimo inizio di finale per la bulgara, che si issa fino in terza posizione adesso. Eccola qui, Grozeva. Quarto colpo di finale. La finale aperta e interessante. Sono in bilico tutte le posizioni. In lotta per l'oro e l'argento, Sun Chi e Jelena Kostevic.
per due colpi stare avanti l'Ucraina. Adesso è avanti la cinese, 10.3. Riduce da 9.3 Olena. Vediamo se lascerà qualche strascico mentale. Rinuncia. 75 secondi complessivi per sganciare. A 6 decimi di ritardo, col 10.9 sarebbe pari 10.1, quindi sale a 0.8 lo svantaggio di Kostevic rispetto a Sun. Boneva 10.2, recupera quindi un decimale all'Ucraina. 10.6 Selukvadze, 9.9 Chaika, 10.2 Park, 10.4 Aspandiarova, 9 per Susanna Meyerhoff, la danese, una finale assolutamente da dimenticare. Quindi C, Kostevic, Boneva, Selukvadze per quanto riguarda la classifica provvisoria dopo 4 colpi. Hanno fatto decisamente il vuoto a queste 4 adesso alle spalle del... Adesso il gruppo decisamente in difficoltà, bruttissima la finale di Meyerhoff, senza dubbio alcuno. Boneva terza piazza, mai al di sotto del 10.2. Se tiene questo ritmo ci sarà da divertirsi. Colpo di metà gara. 8 decimi a dividere C da Kostevic. 3-6 Boneva dall'Ucraina. Sun C. Terra cinese a rinunciare. Di Weilong Hian, classe 86. Specialista di 10 metri con la pistola sportiva. Brutto, 9.7. Dicevo, con la pistola sportiva ha rinunciato da juniores, ma già ormai quasi 10 anni fa. 10-9 per Yelena Kostevic, centro assoluto. E che vuol dire? Che recupera un punto e due alla avversaria e passa a condurre ancora una volta, questa volta, con 4 decimi di ritardo. Boneva 9.3, primo brutto colpo per la bulgara, 10.6 invece per Nino Selukvadze, che adesso passa in terza piazza. 10 per Chaika, 9.8 Park, 10.4 Svandiarova, 9.7 Meyerhoff. In questo colpo sono cambiate prima, seconda, terza e quarta posizione. Il colpo di metà gara, anziché far da spartiacque, ha indubbiamente rimescolato le carte, portando ancora equilibri. Si era issata Boneva dall'ottava alla terza posizione e adesso scivola in quarta. I distacchi, detto, assolutamente i limiti, ma 51.7 e 51.9 sono i migliori punteggi di questa finale. 4 decimi di ritardo di C da Kostevic. Continuando così le cose, l'alternanza sarà costante. 3, 2, 1, start. Selukvadze, una delle terribili quarantenni. Che non molla mai. 10.3. Boneva, 9.9, ancora in crisi. Kostevic. 9.2. E adesso questo è Meyerhoff. 9.6, saldamente in ultima piazza, direi.
9,9 persone, quindi la cinese torna a condurre la gara, recupera 7 decimali, quindi passa in vantaggio di 3 decimi C rispetto a Kostevic. Poi Nina Saguvarza in terza piazza, quinta Vittoria Ciaica, che questo tiro 10,1, 9,8 per Park, 9,2 per Aspandiarova. Nina Saguvarza, eccola qui, 447,2, terza posizione per lei. Gara opaca anche per Park. Aspandiarova da lì non viene via, e poi pessima serie tra il 9,9 e l'8,8, i 6 colpi fin qui tirati da Meyerhoff. Seconda momento di difficoltà per Antonietta Boneva. Era straordinario il suo passo di finale. Saguvarza a 2,9 di distacco da Kostevic, a pari punti con Bonaeva. Settimo colpo di finale. 3 decimi a dividere l'oro dall'argento. Pari merito la terza piazza. Anzi, la quarta piazza, perdonate, terza e Saguvarza. Park, 10,6. Buon colpo davvero, il migliore della sua finale fin qui. Vai dalla parte bassa. Non interessa per quanto riguarda la classifica. Stesso discorso per Dina Spandiarova. Qui siamo in lotta per la settima, ottava, sesta piazza. Nulla di più. 9,8. E con questo punteggio... da lì non si sposta veramente. 10,5 per C, 10,4 per Kostevic. Quindi perde ancora un decimo. Adesso sala è a 0,4. Lo svantaggio dell'Ucraina rispetto alla cinese. Per Nina Saguvarza 8,7. Mamma mia, che brutto. Ciaica 9,9. E quindi Boneva col 10,3. Torna a issarsi sul podio. 10,6 di Parker, l'abbiamo visto in presa diretta, e poi 10 per Meyerhoff, il primo 10 della sua gara. Arriva al settimo colpo, Saguvarza 9,8. Eccolo qui. E allora la classifica cambia nuovamente, non cambierà in alto, dove C porta il suo vantaggio a 4 decimi su Kostevic, ma Boneva supera Saguvarza e adesso si piazza in terza piazza a pari merito con la georgiana. E poi Ciaica che a 4 decimi può cambiare ancora molto, ma per il bronzo, non per altro. Ottavo colpo di finale. La Bielorussa di Minsk, allenata dal marito Vladimir, potrebbe con un gran colpo provare a andare a cercare il bronzo. Arriva il 10,7. Vediamo se poi arriverà anche la medaglia di bronzo. Boneva 9,9. Perde 1,8 da Ciaica. La sfida per l'oro, 9,2 per Kostevic, non è un gran punto. 9,9 per Sanci. Altro mezzo punto perso l'Ucraina. E quindi adesso ha quasi un punto netto di svantaggio. 10,7 per Ciaica, 10,9 per Saguvarza. E adesso il bronzo è proprio della Bielorussa, che approfitta del 10-1 di Saguvarza e 9-9 di Boneva. Quindi Sun, Kostevic, Ciaica, Saguvarza, Boneva e poi Park, Aspandiarova e Meyerhoff in classifica. Classifica destinata a rivoluzionarsi colpo dopo colpo. Ormai ne mancano solamente due. E Meyerhoff 10,8.
dopo una disastrosa finale, gli ultimi due colpi buoni. E Bonneva il terzo 9, sta buttando via lo strepitoso inizio di gara con questi errori. Sì, Kostevic, Čajka, Saluvadze, Bonneva, ma i distacchi assolutamente minimi tra la terza, la quarta e la quinta, lì può cambiare veramente di tutto. 9 decimi di punto invece a dividere la cinese dall'Ucraina. Penultimo colpo di finale. Attention, 3, 2, 1, start. Ancora presto per parlare di difesa. Non è certa, va a curare adesso la respirazione la cinese. La tecnica è sparare con entrambi gli occhi aperti in modo non. Tanto 9,7, non è un colpo, dicevo da non irrigidire nessuna parte. Bonneva dovrebbe sparare la stragrande per recuperare le posizioni perse. 8,3, addio podio. Questo indubbiamente 9,8 intanto per Oriana Kostevic che non approfitta del calo dell'avversaria e guadagna un solo decimo, troppo poco. 10,3 per Saluvadze, 9,5 per Čajka, 10,5 per Park, 10,5 per Aspandjarova, 8,8 per Mejerov. E quindi Nino Saluvadze, approfittando del 9,8 9,5 di Čajka e dell'8,3 di Bonneva, a questo punto pone una serissima ipoteca sul bronzo, se non altro. Mentre sarà l'ultimo colpo a decidere tra Sun e Kostevic, chi vincerà l'oro? Certo, la cinese un vantaggio di 9 decimi. Gli è sufficiente un 10,3 per garantirsi la vittoria matematica alla mano. È sempre col 10,9 dell'avversario. Un punto netto tra le due. Ultimo colpo di finale, quindi, della gara dei 10 metri femminili. Pistola. Passa 9-1 a 10-3 per Kostevic, 9-4, un brutto colpo per cima, basta e avanza per vincere la medaglia d'oro. Quindi 9-4 su un 10-3 Kostevic, 10-4 Saluvadze, quindi medaglia d'oro per la cinese Chi Sun, medaglia d'argento per Yelena Kostevic, medaglia bronzo per Nina Saluvadze. Poi Bonneva chiude con un 10,5, lo stesso punteggio di Victoria Chaika. La bielorussa le toglie il quarto posto. Quinta Bonneva, sesta Park, settima Spagnarova, ottava Meyerhoff. Per quanto riguarda Sun Chi, è per lei la prima vittoria in assoluto in una gara di Coppa del Mondo. Non aveva mai raggiunto medaglie. La prima finale l'aveva raggiunta sì nella tappa di apertura stagionale. Per Olena Kostevic il discorso è ben diverso, ha già vinto molto in carriera. Questa è la nona medaglia in Coppa del Mondo. Nina Saluvadze, altro monumento del tiro a segno. Qui per contare le medaglie bisogna, in Coppa del Mondo bisogna avvicinarsi a 50 per fare il conteggio completo. Antonio Daboneva ha dimostrato di avere indubbiamente una grande stoffa, sfiora le medaglie, per il resto piazzamenti importanti per Park, non era mai arrivata così in alto in casa ed è già qualcosa.
su Kostevic Sagluvadze, il podio della 10 metri femminile.